divino! Il divino, signori! I'm chasing you in the desert. I'm trying to see your steps in the sand. Ciao ragazzi, sono tutto il nostro Grinone, bentornati sul canale video pillolina, proprio super mega veloce, perché vedo che vi piacciono comunque questi video un po' così rapidi. Inoltre YouTube non sta pagando un cazzo in questi giorni qua, per cui perché dannarsi per fare un video da 20 minuti? Mi chiedete a parte, signori, se seguite gli eSports sui vari social, avrete già visto che oggi pomeriggio sono state ufficializzate due delle nuove icone di FIFA 19, ragazzi. E finalmente il tanto agognato divincodino Roberto Baggio sarà presente fra le nostre nuove icone. L'altra icona ufficializzata è stata Fabio Cannavaro. Cannavaro, ragazzi. Si vede che sono gasato, eh. No, mi fa piacere che abbiano deciso di pubblicare subito due icone italiane. Vi ricordo per l'ennesima volta che domani 4 agosto sabato escono le novità su Ultimate Team, per cui mi raccomando, se riesco in serata vi porto qualcosa. Dopodiché, brevemente, perché già qualcuno mi ha scritto su Instagram, ma ci sono le varie versioni Baby, Prime, quella vecchia e compagnia bella. Allora, intanto, come l'anno scorso, se vi ricordate, quando hanno fatto uscire le nuove icone pubblicarono solamente un'immagine all'inizio, se vi viene in mente Maradona, Henry. Quindi molto probabilmente le tre versioni delle icone verranno mantenute. Quelle che sono uscite, Roberto Baggio, Cannavaro, le lascio commentare a voi. Per quanto riguarda overall e statistiche, a me personalmente dico che quella di Baggio, sinceramente, un po' di tiro in più non gli avrebbe fatto schifo. L'overall sappiamo che comunque è un valore che viene stabilito a priori dalla EA, non c'entra assolutamente niente con la media matematica delle statistiche, per cui è anche inutile dire meglio 94 o 95 piuttosto che 93, compagnia bella. La carta di Cannavaro è molto interessante, l'unica pecca più che nelle statistiche sta nel fatto che Cannavaro comunque era un gnomo e quindi difensore centrale fortissimo, ma purtroppo di bassa statura, per cui questo potrebbe andare a rovinare un po' il giocatore in game. Ultime due robe sulle icone: si vociferava che fosse stato spoilerato Johan Cruyff, di cui però non si sa assolutamente niente ancora di ufficiale. Un'altra che parrebbe essere stata spoilerata durante uno degli eventi delle EA, delle finali regionali là di Ultimate, del torneo Food Champions, non mi veniva neanche più il nome, potrebbe essere il grandissimo del Real Madrid, Raul. Ora, io in un prossimo video vi porterò quelle che mi piacerebbe vedere e che potrebbero uscire. Nei commenti voi ditemi: vorreste Cruyff? Vorreste Raul? Vorreste altre icone? Siete contenti comunque che già due sono uscite e sono entrambe italiane? Secondo voi potrebbero, visto che sono già uscite due italiane, essercene comunque ancora tipo Totti, Pirlo? Fatemelo sapere in un commento. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, per forza. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Mi raccomando, signori, qualità. Ciao belli.